Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi scuso subito se sentirete tipo qualche aereo passare o qualche rumore alla finestra aperta, perché qui nel mio studio fa caldissimo. Comunque ragazzi, finalmente è arrivato il momento dello spacchettamento dei miei autoregali di compleanno. Il mio compleanno era il 14 di novembre, oggi siamo, manco lo so, il 19, e ancora non ho aperto i miei regali di compleanno. Perché? Perché stavo aspettando di prendere l'ultimo, il regalo con la R maiuscola, quello che è più... volevo farmi tra tutti questi, che metterò per ultimo, e l'ho preso ieri. L'ho preso ieri perché dovevo andare ad Amsterdam a prenderlo, e visto che sto cercando ovviamente in questo periodo di uscire il meno possibile, ho aspettato di avere delle cose da fare ad Amsterdam, quindi sono andata, ho tolto tutte le cosine, ho preso anche appunto il mio mega mega autoregalo. Quindi adesso vi faccio vedere tutto, spacchettiamo però prima anche qualche regalo di alcune mie amiche che secondo me vi piaceranno, una cosina che ho preso io e anche un paio di cose che mi sono arrivate dalle aziende. Poi arriviamo ragazzi, dobbiamo spacchettare. Allora, un pacchetto di Louis Vuitton, due pacchetti Dior, uno di Gucci, e se vi seguite su Instagram conoscete già tutte queste buste perché già avete visto i miei acquisti. E poi dobbiamo spacchettare una cosa di Chanel e una cosa di Cartier, quindi veramente questo penso, anzi sicuramente, questo è il... questi sono i miei regali di compleanno più grandi che io mi sia mai fatta, cioè non penso di aver mai fatto, so che lo dico sempre ma ogni volta è vero, non penso di aver mai fatto un video haul così grosso come quello che farò oggi, quindi prepariamoci, finalmente apro i miei autoregali, sono troppo contenta. Allora, primo pacchettino che spacchetteremo è questo che ho richiesto personalmente a LabCare perché sono i miei prodotti preferiti di questo brand. Come sapete lavoro con LabCare Cosmetics, è un brand molto serio che si trova in tutte le farmacie in Italia e online, vi lascerò il link qua sotto, e mi sto trovando da Dio con i loro prodotti di skincare. In particolare hanno alcuni prodotti e quelli che ho chiesto sono proprio i miei preferiti. Allora, questo è uno dei miei preferiti per quanto riguarda il contorno occhi, non penso ci siano altri prodotti che io amo quanto questo. Può sembrare una crema occhi, non è una crema occhi, si chiama trattamento urto patch liquido. Questi sono dei veri e propri patch idratanti per il contorno occhi, ma e per questo sono unici, sono liquidi. È un prodotto più che liquido, è una consistenza quasi cremosa che va applicata su tutto il contorno occhi dove applicheremmo normalmente i patch. Se mi seguite su Instagram me li avete visti usare tanto, va lasciato in posa proprio come un patch occhi e poi rimosso dopo il tempo di posa. E ragazzi, non solo lasciano la pelle subito morbida e idratata, che questa è un po' una cosa che fanno tutti i patch, cioè quando li togli hai la pelle morbida e idratata, ok, il problema è quanto ti dura l'effetto. Ok, con questi l'effetto dura, quando mi strucco la sera sento ancora la pelle più morbida di quanto sarebbe se non li avessi utilizzati. E la zona del contorno occhi è sempre stata una zona con cui io sono letteralmente fissata, ma da quando ho tipo 15 anni ho iniziato ad applicare il contorno occhi, prima in gel, quindi quelli proprio leggermente idratanti, e poi con gli anni ho sempre continuato aumentando man mano di densità del prodotto, quindi adesso mi piace utilizzare solo prodotti per il contorno occhi che o hanno appunto diverse azioni mirate oppure che sono molto molto densi, perché in questo modo mi rimangono sulla zona più a lungo e quindi fanno sì che appunto tutto il contorno occhi non diventi secco, e quando il contorno occhi diventa secco è così che si formano le rughe, ok? Quindi per me è molto molto importante tenere idratata questa zona. Altro prodotto che avevo finito e non vedevo l'ora che mi arrivasse è lui, anche di questo vi ho già parlato su Instagram se non sbaglio, o anche forse su YouTube, no, mi sa su Instagram. Questo è il siero unicorno ed è di questo meraviglioso colore rosa perlato, ma in realtà una volta applicato sul viso non fatevi spaventare dal colore perché diventa appunto trasparente. E questo è un siero rimpolpante ed idratante, quindi lo consiglio in particolare a chi uno vuole combattere i segni dell'età, quindi sicuramente per l'effetto rimpolpante, ma per l'effetto idratante lo consiglio un po' a tutti quelli che con il freddo iniziano a sentire la pelle un pochino più secca o che tira anche solo in alcune zone. A me per esempio succede soltanto nella zona delle guance perché ho la pelle mista, però ovviamente anche se avete la pelle secca, insomma. E oltre ad essere bellissimo il siero unicorn è anche molto molto valido. E poi terzo prodotto che mi hanno spedito, che non vedevo l'ora, è il contorno occhi anti-age 3 azioni, e questo è uno dei pochi prodotti che io applico sul contorno occhi che però non è super super denso come
appunto come formulazione, e chi conosce questo prodotto sa esattamente perché. Perché una volta applicato ha questo effetto lifting istantaneo che si sente, riesce addirittura, come c'è scritto, a rimodellare la palpebra, perché ragazzi ti alza la pelle, non so come sia possibile, ma è un effetto lifting che si sente già da subito quando lo applichi. Ci vogliono una ventina di secondi perché si asciughi e dopodiché si sente l'effetto, e dura nel tempo. Cioè è un contorno occhi fenomenale questo, non avevo mai trovato uno simile, quindi voglio sempre continuare ad utilizzarlo. Di solito lo uso però la mattina. E arriviamo a un'altra cosina che mi è arrivata ieri, ragazzi, e appunto approfitto di questo video per spacchettare con voi. È un pacchetto che mi arriva da Urban Decay, brand che io amo, e sono molto curiosa di vedere che cosa c'è all'interno. Ci sono dei popcorn, popcorn salati, dei mini popcorn, e poi, no vabbè, questo non me l'aspettavo. Oh, che figata, c'è anche il porta popcorn, che carino, firmato Urban Decay, fantastico. Black Friday, il momento più atteso dell'anno, sta per arrivare, mettiti comodo, lo spettacolo sta per iniziare, e ci sono tutti gli sconti su urbandecay.it. e poi mi hanno mandato la nuova The Perfect Threesome, e questa è una palette con bronzer, illuminante e blush, quindi fantastico. Io adoro le palette che hanno terra, illuminante e blush tutto in uno, perché anche per viaggiare sono fantastiche. Quando ritorneremo a viaggiare, che adesso è veramente il minimo, però molto molto belli i colori. Arriviamo al mio compleanno, lo so, vi faccio aspettare tanto. Allora, vi faccio vedere soltanto un paio di regalini che mi hanno fatto le mie amiche, perché secondo me vi piaceranno. Allora, primo regalo, che è di The Mesa, ragazzi, tadaan! Che figata possono essere due libri Chanel. Io adoro, adoro, adoro troppo. In realtà The Mesa aveva visto che io avevo preso dei libri tipo finti su Etsy, che li avevo presi, non lo so, non so manch'io perché li ho presi su Etsy, li ho visti da una blogger, ho detto wow che fighi, compra, e non mi sono neanche posta il dubbio che magari per lo stesso prezzo avrei potuto prendere quelli tipo veri. Quindi The Mesa li ha visti e mi fa Nicole, ma cos'è quella roba? Io, boh, li ho trovati su Etsy, e poi lei, zitta zitta, mi ha comprato quelli veri. Quindi adesso finalmente sostituirò quei libri lì, che ogni soggiorno tutti mi chiedete dove li ho presi. Ho preso su Etsy, ragazzi, però appunto sono super fake, e finalmente ho questi meravigliosi, meravigliosi. Voglio prendere anche quello rosa di Saint Laurent, e sì, devo essere sincera, li userò prettamente per come oggetti d'arredo, ok? Ma non significa che non li leggerò, e quindi sono molto contenta. Insomma, immaginavo che vi potesse piacere vederli. All'interno ci sono un sacco di fotografie. Allora, c'è sia qualcosina di make-up che poi appunto tanto tanto per quanto riguarda il fashion, insomma, diciamo. Quindi molto molto figo questo regalo, infatti sono impazzita, potete immaginare. E poi, visto che vi piace tantissimo questo brand, Blonde Amsterdam, ogni volta che vi faccio vedere le cosine impazzite tutti, è un brand molto molto carino, appunto olandese di Amsterdam, e da tutte queste cosine super carine, tutte fatte a mano, è molto Nicole, devo dire, molto pink, notare già solo il pacchetto regalo, e quindi vi faccio vedere anche questo perché secondo me vi piace. E queste sono appunto aspettate che lo apro che le vedete bene. Ed è questo bellissimo set di cucchiaini che hanno appunto, ognuno ha una torta. Sono molto molto belli, sono contenta perché ho anche le forchettine della stessa grandezza, dello stesso brand, però con gli unicorni, quindi adesso ho anche questi cucchiaini fantastici. Ok, lo so che è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, finalmente spacchettiamo. Da cosa inizio? Non lo so neanche io, iniziamo da questo. Iniziamo, aiuto, iniziamo da Gucci. Questo è un altro regalo che mi sono fatta quando sono stata a Milano, tipo un mesetto fa, non mi ricordo manco io. Tara! Allora, io finalmente potrò indossarli, perché veramente ci ho aspettato tantissimo. Il primo autoregalo che mi sono fatta quest'anno, quindi è quello che ho aspettato di più per aprire praticamente. Ta-ta-ra, solita musichetta, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Secondo me della scatola potete già più o meno capire di che cosa si tratta. Non riesco ad aprirla. Ok. Altra carta. Un'altra scatola, no, sto scherzando. E questi sono, come si chiamano, i collant. Questa è
Ok, qui c'è il cartellino, qui c'è il cartellino, vabbè. E queste sono le collant, i collant, come si chiamano? Eccoli qua, sono quelli con il logo. Lo so, si vedono molto in giro, ma io li adoro. E voglio indossarli sia con le décolleté che con gli stivali alti. E appunto, sì, lo vedete, c'è il logo Gucci, sono neri. Ed erano sold out praticamente ovunque. Quindi sono molto contenta che sono andata alla boutique Gucci. Sì, sono stata... No, dove ero? No, ero prima... sono stata prima alla Rinascente, al Corner Gucci. Erano sold out, mi hanno mandato alla boutique e lì li ho trovati. Ta-da! Pacchettiamo a questo punto una busta Dior, una delle due buste Dior. Da notare, ragazzi, il bellissimo packaging natalizio che già è uscito da Dior, con questa stellina bellissima, in metallo tra l'altro, e appunto il solito fiocchetto con la scritta dorata e la scritta dorata anche sulla bag. Allora, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Appunto ho due sacchetti di Dior, quindi non ho le più, visto che hanno la stessa grandezza, non so che cosa ci sia qui e che cosa ci sia nell'altro. Secondo me questa è la seconda cosina che ho preso da Dior. Wow, io chiedo sempre di farmi dei bellissimi pacchetti regalo. Ho un po' di difficoltà ad aprire i pacchetti oggi, ragazzi, a causa delle mie unghie pazzesche che non voglio rovinare. Se avete visto l'ultimo video sapete perché ho queste unghie, commentate se lo sapete. Cerchiamo di aprirlo in modo alternativo senza dover per forza sciogliere il nodo. Cosa dite? Tac, ce l'abbiamo fatta. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ok, non si vede. Ta-ta-ra. Spacchettiamo, spacchettiamo, già solo il suono di questa carta. Ta-da! Allora, adesso la vedete bene. Questa è una cintura, no, questa è la dust bag, non c'entra. Questa è una cintura, è la nuova cintura, non chiedetemi come si chiama perché non ne ho la più pallida idea. Comunque, appunto, è una delle nuove cinture. Avevo il dubbio se prenderla blu e beige oppure nera e beige. Alla fine ha vinto la nera perché il nero è il colore che forse indosso di più, sicuramente più del blu, e quindi appunto alla fine ho preso questa. Ci sono i dettagli in pelle e la mia taglia è 50? 80? Non ho la più pallida idea. Comunque questi sono i numeri e questo è l'interno della cintura con appunto il logo, che però è nascosto perché questa è la parte esterna. Ho visto questa cintura su Instagram e me ne sono innamorata follemente subito, quindi mi sono precipitata in boutique a prenderla. Secondo me è molto molto bella con un abito oppure con una camicia un po' più lunga bianca, così da usare in vita, quindi la adoro. Poi, ragazzi, andiamo avanti perché abbiamo tante cose da spacchettare. Terzo autoregalo che mi sono fatta è questo di Louis Vuitton. Questo l'ho preso online. La cintura Dior l'ho presa qui al negozio di Amsterdam. Questo appunto l'ho preso online. Non chiedetemi perché, avrei potuto andare in boutique, ma mi andava così. Ta-ta-ra-ta-ra. Secondo me non immaginereste mai che ho preso questo, ma proprio mai. Ta-ta-ra. Oddio, cioè dal colore sì. Però secondo me, che cos'è? Wow, che carina! Che carina, ragazzi! Questa è la dust bag più bella che io abbia mai visto. Rosa in velluto, morbidissima. Qui c'è il logo. Troppo carina. E poi ci sono anche i dettagli in pelle per andare a chiuderla. Che ci sono anche sulle borse Neverfull. Bellissima. E appunto arrivo al fatto che secondo me non immaginereste mai che io ho preso questo da Louis Vuitton. Il colore ve lo immaginate sicuramente perché sono rosa, quindi ovviamente abbiamo spoilerato, ma secondo me non immaginereste mai che io possa mai andare a comprare un paio di ciabatte, adesso ve lo spoilerò, un paio di ciabatte da Louis Vuitton. E ta-ta-ra, ta-ta-ra, rullo i tamburi, solita musichetta. Finalmente le vedo, ragazzi, perché io non ho visto ovviamente nulla, perché non ho aperto nulla, ho aspettato di aprire i miei regali per fare questo video con voi. E sono bellissime, ok, eccole qua, queste sono le mie nuove ciabatte Louis Vuitton. Ragazzi, lo so, nessuno ha bisogno di ciabatte Louis Vuitton, ma a me piacevano troppo. E poi volete saperla una cosa? Allora, avevo anche fatto lo screenshot, ma penso di averlo perso ormai. Allora, avevo visto le ciabatte, quelle in pelliccia, mi piacevano ma non voglio prendere niente in pelliccia. E poi ho trovato queste, che sono appunto in stoffa rosa, e mi sono detta, no, Nicole, lascia perdere, cosa vuoi a prenderti un paio di ciabatte Louis Vuitton, non hai bisogno, eccetera.
E poi mi sono detta andiamo a vedere solo se c'è il numero. Ho cliccato, ragazzi, erano tutti i numeri, erano sold out, tutti tranne il 40, il mio numero. Adesso ditemi voi se non è destino. Come faccio? Mi sono anche detta, Nicola, andiamo a vedere, magari sono sold out. Invece l'unico numero disponibile era il mio, ma ci credete? E quindi alla fine le ho prese e appunto sono queste ciabattine in velluto molto morbide con il logo Monogram e all'interno sono rosse. E appunto c'è sia questa dust bag bellissima rosa in coordinato che poi le due dust bag singole per appunto da viaggio. Non mi aspettavo onestamente che mi arrivasse anche questa dust bag rosa. Sotto c'è il logo, è un po' come tutte le scarpe di marca, anche le ciabatte hanno una suola inesistente. Io non capisco se cercano in qualche modo di ucciderci, perché tutte le scarpe di marca, e adesso vedo anche le ciabatte, non hanno suola in gomma, quindi praticamente t'ammazzi, praticamente questo è quanto. Cioè, se mi conoscete sapete che tutte le scarpe costose che compro le porto sempre a fare la suola dal calzolaio, perché altrimenti sono lisce, è una cosa che non riesco a concepire. Ovviamente non si sta parlando delle ciabatte, perché insomma, però per quanto riguarda le calzature sono quasi sempre tutte lisce e pericolosissime. Poi arriviamo all'altra busta di Dior. Non vedevo l'ora, ragazzi, di spacchettare quello che c'è qui, perché non vedo l'ora di indossarla. E vi dico subito che si tratta di un gioiello e una collana, anche qui pacchetto bellissimo, veramente adoro, io adoro spacchettare, adoro. Questo è un pochino più difficile da aprire, vediamo se ci riusciamo senza rovinare le nostre unghie pazzesche. Sì, sì, ci riusciamo. Ta-taran, ta-taran, non vedo l'ora di indossarla. Ta-taran. Eccola qui. Stacchiamo il sigillo, strappiamo tutto. E qui c'è la card. E forse avete già sbirciato, avete già visto un pochino. Ta-dan! E questa è molto carino, questo pacchettino, devo dire, con il cuscinetto. E all'interno c'è questa collana che io ho visto in giro, me ne sono innamorata, ho tentato di autobloccarmi, ma poi mi sono detta, ma perché mi devo autobloccare, che se mi piace me la compro e basta. E questo, questo è quello che ho fatto, e sto cercando di farvela vedere in modo che possiate capire che si tratta del logo, appunto, CD. Può essere, eccola qui, qui c'è il logo CD. La catena è un pochino più spessa rispetto alle collane che uso di solito, quindi sono uscita un po' anche qua dalla mia comfort zone, ma mi piaceva tantissimo, la trovo molto elegante, molto versatile, si può indossare sia come choker che come collana. Penso che la indosserò come collana, onestamente, ma appunto ha diverse, cioè la misura si può aggiustare parecchio. È in oro giallo, quindi un colore che indosso spessissimo, sempre praticamente, e appunto non vedevo l'ora di indossarla, perché quando mi faccio gli autoregali così in anticipo poi è sempre difficile vedere lì i pacchetti e non aprirli. E come sapete io ci tengo, uno, a non aprire i regali prima del mio compleanno o Natale o qualsiasi festa sia, quindi ci tengo molto, e poi devo anche aspettare di filmare il video per spacchettare tutto con voi, quindi è stato doppiamente difficile. Però finalmente appunto me la vedrete indossare molto spesso, vi dico solo questo. Poi arriviamo al pacchetto Chanel, ragazzi, non fatevi ingannare dalla grandezza di questo pacchetto, perché c'è una cosina molto molto bella. Ta-da-da! Allora, questo anche, vi avevo fatto il Reels su Instagram, e ta-da! Ma perché non c'è la camellia? Mi mettono sempre la camellia sul pacchettino? Ah sì, c'era, è caduta. Ta-da! Allora la rimetto su, tanto perché mi piace, ok? Ok, questo pacchettino bellissimo, Chanel fa sempre i pacchettini più belli, c'è poco da fare, io adoro, adoro Chanel, è il mio brand preferito, lo sapete, penso che non ci sia nessuno che non lo sappia a questo punto. Togliamo la camellia, ok, l'ho rimessa per toglierla, rendiamoci conto, ma è importante, ragazzi, sono questi rituali che sono importanti, non possono mancare. Ta-da! Ok, mio Dio, è piccolissima la scatola, mi aspettavo una scatola più grande per quello che ho preso. Ta-da-da! All'interno c'è questo piccolo booklet con le istruzioni eccetera, ma nessuno li ha mai guardati quelli. C'è una piccola dust bag, che carina, è proprio
come una borsa, però più piccolina, e all'interno c'è appunto una borsa, ma molto piccolina. In realtà, questo è, adesso vi spiego, questo è un piccolo, diciamo, portafogli portacarte, ok? Però con catena, e quindi si può portare sia a braccio che a tracolla. E questo è appunto il... la mini borsa, io la chiamo mini borsa. All'interno c'è il cartellino di autenticità. E questo è appunto il mio autoregalo da Chanel. Lo so, probabilmente tutti vi aspettavate una borsa, però non mi piaceva nessuna borsa in particolare in questa stagione, quindi non c'è stata una borsa che desideravo acquistare, ok? E però c'era, volevo tantissimo questo in versione o così oppure quella classica, cioè con il bottoncino, se avete presente. E questo l'ho preso per abbinarlo ad altre borse e quindi per portarlo così a tracolla, non così come sono vestita adesso perché è un pochino più sportivo, però l'ho preso appunto per essere indossato così a tracolla assieme ad altre borse. Come sapete, adesso vanno molto di moda queste mini borse oppure questi mini portafogli indossati come borse a tracolla. Qui c'è ancora il sigillo che andava a proteggere il logo, e quindi sono stata molto fortunata per aver trovato questo perché era l'ultimo in boutique, e quindi super super happy. E l'ho preso in caviar, in pelle caviar, perché è la pelle più resistente, specialmente un capo che vado ad indossare qui, che quindi magari va a contatto con i vestiti, magari con qualche altra collana, con la borsa eccetera, quindi ho preso la pelle un pochino più resistente. E sono appunto super felice di averlo trovato, perché sono molto molto rari da trovare. E all'interno, vi faccio anche vedere, che non vi ho fatto vedere, ci sono tre scomparti. Poi dietro c'è anche la taschina per aggiungere qualche altra cosina. Sono molto contenta di aver trovato questo, non vedo l'ora di indossarlo. E poi ragazzi, mi sa che siamo arrivati al momento che più aspettavo di questo video. In realtà volevo spacchettare tutto, però questo è il regalo più importante, più grosso che io mi sia fatta, forse che io mi sia mai fatta. Tra l'altro sono andata ieri, ragazzi, meno male che ce ne sono due qui di Cartier, perché sono andata in boutique ed era sold out. Io ci sono rimasta, mi hanno detto che tutti stanno facendo acquisti di Natale, che quindi hanno paura che poi i negozi chiuderanno e quindi stanno tutti impazzendo, e quindi era sold out. Ma hanno chiamato l'altra boutique, sempre appunto qui ad Amsterdam, lì ce n'erano ancora 7, perché era appena arrivato uno stock, altrimenti pure lì sarebbero stati sold out, incredibile. E sono riuscita appunto ad accaparrarmi questo, che probabilmente alcuni di voi già sapranno di che cosa si tratta. Scrivetemelo nei commenti, non barate, non andate avanti con il video, scrivetemelo nei commenti e vediamo se indovinate. Perché vi avevo detto, io ho già da diversi anni il Love Ring di Cartier, e volevo appunto anche un altro gioiello che andasse a complementare, come si dice, che andasse ad abbinarsi al mio love ring che adoro e che indosso sempre sempre sempre. E quindi adesso abbiamo comprato il fratellino grande, ragazzi. Qui allora all'interno c'è un sacco di roba, quindi che cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere prima... no vabbè, questo non l'avevo neanche visto. Oh, profuma fantastico. Vabbè, allora Nicole, concentrati, sono troppo emozionata e nel spacchettare questo gioiello, perché non mi sembra vero, ragazzi. Ci sono i sigilli, dei veri e propri sigilli. Andremo a conservarli in qualche modo, quindi li strapperò attorno. Ta-ta-ra, ragazzi, non potete immaginare quanto io sia emozionata. E ieri addirittura ho brindato con lo champagne dopo aver fatto questo mega acquisto. Ta-tan, ta-tan, io lo so che già lo sapete che cosa ho preso, già lo sapete. Ta-tan, scatolina, si apre già da solo, ma com'è? Ta-tan! E questo è il mio super autoregalo di quest'anno. Non che gli altri non siano super autoregali, ma questo è il mio super autoregalo di quest'anno. Questo è il Love Bracelet, appunto, di Cartier. L'ho preso, allora vi dico subito la mia taglia, che è la 17, e me lo ricordo perché ho provato la 16 e la 18,
in boutique, nella prima boutique dove sono andata, ma la 16 mi stava troppo piccola e la 18 enorme, e quindi appunto sono dovuta andare nell'altra boutique e lì la mia taglia, la 17, c'era. Questo è appunto il bracciale che cercheremo di far uscire dalla scatolina così ve lo faccio vedere. Io appunto l'ho provato ma non me lo sono fatta mettere addosso, perché è molto difficile da mettere da soli, è praticamente impossibile. Qui c'è anche la vite, vabbè ve la faccio vedere, qui c'è la vitina, perché questo bracciale va aperto con questo cacciavite, che anche questo è in oro, mi diceva la ragazza dello store. Eccolo qua, e c'è il cacciavite che va appunto ad aprire le piccole viti, se riesco a farvi capire in qualche modo, probabilmente già lo conoscete perché è molto molto famosa questa linea, appunto il cacciavite va ad inserirsi nelle viti sull'apertura e va ad aprire il bracciale, che appunto ha bisogno del suo cacciavite per essere aperto, e quindi questo è un bracciale che va appunto indossato e poi non va praticamente più tolto. Io però volevo, allora inizialmente volevo chiedere alla ragazza dello store di appunto di metterlo sul mio polso, così l'avrei lasciato lì, però visto che volevo fare il video spacchettamento con voi, l'ho tipo bloccato e le ho detto no, devo fare il video, rimettilo via, mi ha guardato tipo ok, però ci tenevo tanto a spacchettarlo con voi, a farvi vedere proprio come viene nella scatola, come si presenta e tutto quanto. Volevo spacchettarlo con voi, non lo so, sono matta, forse sì, però mi piace. Sono ancora troppo emozionata e non mi sembra vero che sia finalmente mio, ragazzi. Ah, adoro. Poi vi faccio vedere tutto il lambaradam che mi hanno dato, perché quando io ho acquistato questo bracciale la ragazza è tornata con tutto un vassoio strapieno di roba. Allora, è stata molto carina perché ha portato 3 sample di profumi, 2 per me e 1 per l'amica che mi aveva accompagnato, e sono, uno è il Carat e l'altro Carat, io non so il francese, ok? E l'altro è Oud and Rose, qualsiasi modo si pronunci. Sono appunto 2 sample di profumo, neanche tanto piccolini, se devo dirvi la verità ce n'è un po' di profumo qui, eh? E qui c'è appunto l'altro, e tutta questa borsetta in realtà appunto grazie a questo ha un profumo che io adoro, che tra l'altro non si discosta tantissimo, adesso Cartier, non odiarvi, non si discosta tantissimo, questo è l'altro, dal numero 5 di Chanel, se devo essere onesta, almeno a me un pochino ricorda, anche se non so esattamente quale sia il profumo che hanno spruzzato. Ah sì, è la Panthère, che tra l'altro è lo stesso, il mio orologio è Panthère, della linea Panthère, e lo adoro appunto di Cartier, quindi potrei pensare di dare un'occhiata a questo profumo perché, cavolo, mi piace un sacco, delle note molto, non si sentono spesso nei profumi, è strano, è particolare, mi piace. Allora, poi le cosine che mi ha dato, allora qui c'è la soluzione e tutti i vari attrezzini per pulirlo, perché se c'è una cosa di cui mi sono resa conto, ma lo spazzolino c'era anche, mi sa, nella confezione che mi hanno dato quando ho preso il Love Ring, solo che io non ho idea di dove sia e quindi mi hanno dato, sono contenta perché mi hanno dato un altro di questi spazzolini che servono per andare a pulire le viti, cioè l'insenatura praticamente, le insenature del gioiello, perché tutto il sapone, tutto va a finire sempre nelle insenature dell'anello, appunto in questo caso anche del bracciale, quindi sono molto contenta di avere lo spazzolino per poterlo pulire. Poi c'è anche un panno per poterlo pulire, e soprattutto c'è la soluzione per gioielli e orologi, quindi potrò usarla anche per il mio orologio. E qui c'è, poi ci sono credo anche le istruzioni per appunto la pulizia eccetera. E poi ci sono, allora c'è naturalmente la busta con i documenti che attestano l'originalità del bracciale, e questa è la linea appunto Love. Poi qui c'è, mi ha dato anche, non so se tutto questo sia, cioè, standard quando compri un love bracelet, o sia stata lei ad essere super carina, perché secondo me è stata lei. Allora, mi ha dato questo pouch, questa è una
è una custodia da viaggio per il mio bracciale, molto molto bella e sicuramente mi ritornerà molto utile, perché quando viaggio non so mai dove mettere i miei gioielli e finisco sempre per fare un casino perché li metto tutti assieme, quindi poi si formano dei segni, ecco, quindi è molto importante per me avere questa bustina da viaggio ed è super super morbida, ragazzi, in velluto. Poi c'è, ah sì, ci sono anche le istruzioni su come andare ad aprire e a richiudere poi il bracciale, perché appunto è un pochino complicato. E questo è quanto, appunto, ragazzi, sono molto contenta di aver spacchettato tutto, così adesso posso godermi tutto quanto. Spero vi sia piaciuto questo video, a me è piaciuto, posso dirvelo, a me è piaciuto spacchettare i regali con voi. Fatemi sapere se vi immaginavate alcuni dei miei acquisti, perché molto spesso mi conoscete talmente bene che mi dite: Nico, io lo sapevo che l'avresti presa questa cosa, e molto spesso io stessa non lo sapevo, quindi conoscete i miei gusti alla perfezione. Sono curiosa anche di sapere che cosa vi sarà piaciuto di più tra tutte queste cosine, quindi basta, questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio, aiuto, non ho niente che vi abbraccio forte 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 forte, e vi aspetto lunedì, perché voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi vi auguro un buon weekend e ci vediamo lunedì 17:30 puntuali con un nuovo video. Ciao!